Come mai? Come mai nessuno voleva fare questo? È stato un progetto, insomma, molto abbastanza difficile da mettere insieme perché ripeto, incontrare diverse difficoltà, molti erano spaventati dal tipo di film, dal costo, eccetera, e poi finalmente Gianni Di Clemente l'ha preso in mano e ce l'ha fatto fare. Questo è tutto per quanto riguarda la genesi del film. This is the beginning of the film. The selection. Ovvia, voglio dire. Dato il. Non so se voi conoscete un minimo di è stato, c'è un riassunto, qualche cosa. Beh, è stato abbastanza ovvio, cioè avevo bisogno, dato che il film è un gruppo è basato su un complesso di donne che hanno dei rapporti che riguarda i rapporti fra certe delle donne e degli uomini. E dove le donne hanno una personalità, hanno una, come posso dire, una psicologia, sono trattate come vincenti rispetto agli uomini, bisognava trattare delle donne che avessero personalità, presenza, autorità, avvenenza, tali per cui, ecco qua, sono trovato con questi signori. E mi pare che la cosa sia andata meglio di così, non poteva andare. Quali sono i vari aspetti del Io faccio l'attrice del film. And I'm the farmer. E io sono il contadino. Io sono un amante. Un amante. Giuliana? Io sono la figlia della Olga. Com'è? Is it true? È un po' presto per dire fallita. Che ha letto il soggetto? Falita mi sembra una parola un po' forte. Diciamo che forse non ha fatto la carriera che vorrebbe avere fatto, ma non è veramente fallito, no? Sì. Beh, no, non credo. Un po' forte come parola. Sì, non è fallito. Un'attrice che ha una carriera, che lavora, ma deve lavorare. Sì, non è una star, fa la televisione. Sì. Well, I had great fun because basically this is a very warm human comedy about relations between people and about very able women and how they cope. And for me, not to be suicidal all the time is just wonderful, because usually I am in every other d'accordo con avere magari d'accordo per tutta una serie di rapporti tra le persone e che normalmente lei è costretto ok, la prima volta ha fatto un ruolo che aveva 40 anni doveva fare un lavoro di 40 e poi in quel senso è stato un lavoro che quello in quel senso di avere 30 anni doveva fare una donna di 40 era una tragedia. Sono fatti sui contratti, non dipende, non è una mia, è un mio capriccio dire voglio questo o quest'altro, sono stabiliti prima dai contratti che io non faccio io e che non conosco, scusate. Monicelli, scusi, un'altra domanda, è a posto che questo film se vuole, possiamo dire che è una sintonia, che sono delle attrici e degli attori, che strumento delle immagini che rappresenta? Cosa? Adesso ti vale. Ma questo è il campionario, il
passato di Milano del Sì o di Milano del Sì. Sì. Così, è una domanda un po' buffa, se vuole. Allora, vediamo. La cominciamo da là, perché c'è il primo film, no? Lucrezia, che cosa può essere? Un flauto dolce. Poi c'è Stefania, dovrebbe essere un oboe. Moi je veux deux triangles, moi je veux triangles, c'est tout. Ah sì. Poi c'è Liv, che potrebbe essere un violoncello. I was ready, you say it wrong. Riccardo Muti, pensate che sarebbe stato una cosa. Cosa aveva chiesto? Aveva chiesto. Cosa aveva chiesto? Poi Catherine vorrebbe essere un triangolo. Non so se questo ha anche un significato diverso da quello del suo. Il triangolo è quello che si suona. Sì, Giuliana, aspetta, Giuliana, vediamo un po', una tromba. Cenci, Atina Cenci, Atina Cenci può essere un... A parte gli strumenti, si vede. Uno strumento a fiato, vediamo un po', un... sì, un clarino, vai, un clarino. Ma Gemma non è... Ma... O prevedete che ci sia una voglia di donna, diciamo, che si può essere stati ossessionati per anni. Ma io adesso questo francamente non saprei interpretare la volontà, sì, parlo di ruolo non cinematografico, il ruolo femminile nella vita, nella società probabilmente sta acquistando un'importanza che forse qualche anno ha l'importanza che richiede. Io l'unica spiegazione è questa, non c'è comunque una... Fatto sta che insomma il dato è questo, che... Mi chiamo Malvina nel film, sono una ragazza giovane di campagna che va a cavallo, sono una figlia di Judy Woolman, sorella di Franca, che è Giuliana. Ok, e she's the Giuliana, this is your sister, nipote di Caterina, e amante della campagna. I love the campagna. Io credo che questo sia un film ecologico. E le donne. L'ha detto adesso? Ah, bien. Ma non lo so. Je sais pas exactement. I don't know. C'est un non è totalmente matto. Un po'. Ma ha dimenticato tutto. È un uomo che chissà niente e tutto. È una filosofia particolare, un vecchio che chissà dimenticare tutto. E per me è una forza, perché parlo poco e sai tutto. Che penso della cinematografia? Di oggi? Today. For what you know. Ma io ho già lavorato in Italia qualche anni fa e non è che mi sono trovato male, di fatto mi faceva molto piacere di venire di nuovo in Italia a lavorare, mi piace molto. Mi arrabbio ogni tanto e poi mi fa molto piacere. Mi arrabbio perché sono francese, dunque un po' più, come si dice, castellano, e allora l'immaginazione e la libertà degli italiani ogni tanto può dare un po' di difficoltà per gli attori francesi. Poi invece mi va molto bene. Nato alla fine dell'anno. E voleva fare questo film perché era la più bella sceneggiatura che volevo contare. Per tutte le parti mi sembrava molto bella e molto giusta. È una storia... classica e originale nello stesso tempo. It's a classical and original story at the same time.
i copioni italiani sono molto più, diciamo, non so, lavorati in un certo senso per me francese.